Ed ora sentiamo la eh, conferenza conclusiva tenuta da padre Massimiliano De Gasperi sui contenuti corredenzionisti della Munificentissimus Deus. Padre Massimiliano De Gasperi è licenziato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma contesi sulla teologia trinitaria di, eh, del Cardinal Schevzik ed è eh, attualmente impegnato anche eh, nell'apostorato in, in cura d'anime, possiamo dire essendo viceparroco, credo viceparroco di una delle più popolose parrocchie di Ferrara, quindi ha potuto mettere in pratica Tutta la, la sapienza teologica eh, mettendola a frutto appunto per la, la, la santificazione delle anime a lui affidate. Eh, come notava eh, benevolmente, ma anche con la sua vis polemica che lo caratterizza, eh, Monsignor Gherardini, per sé il titolo di questa conferenza doveva essere messo in capite, ma. Come avevo spiegato, non avevo alcun dubbio che Monsignor Gherardini, al quale è stata affidata la prima conferenza, non dubitavo che lui parlasse abbondantemente della Munificentissimus Deus. Abbiamo preferito poi assegnare questo, questo posto conclusivo proprio perché conservassimo di tutta questa complessa. Dottrina e anche ehm, problematica eh, teologica eh, sull'assunta conservassimo i dati sicuri, i dati del Magistero, i dati della Mater ed Magistra, cioè della nostra Madre Chiesa che attraverso il Magistero Supremo del Pontefice vuole illuminare la nostra mente e indicare con sicurezza la via della santità. Quindi eh, Padre Massimiliano, ti affido l'ultima conferenza che appunto lascerà nel cuore e nella mente dei partecipanti a questo simposio i dati fondamentali di questo nostro lavoro. Ave Maria, comincio con un piccolo retroscena che qualche giorno fa comunicando con Padre Alessandro gli avevo chiesto di poter vedere la conferenza di Monsignore Gherardini. Perché vedevo la mia inclusa nella sua e quindi temevo che non ci fosse più nulla da, da dire. Invece siccome lui ha voluto fare una panoramica molto ampia, ecco, rimane eh, la possibilità di dire qualcosa su questo documento, una Costituzione apostolica, una bolla dogmatica, che appunto ci ha donato la definizione di Maria assunta in cielo. Qual è innanzitutto l'oggetto della definizione? È il fatto della non corruzione e della glorificazione anticipata del corpo di Maria. Quindi non tanto dell'anima, perché nessuno ha mai dubitato che la Madonna fosse beata nell'anima al termine della sua vita, non tanto eh, altre questioni collaterali. Come appunto quella della morte o non morte che il Santo Padre ha lasciato aperto, ma precisamente questo: questo fatto che il corpo di Maria non si è corrotto nel sepolcro e in modo anticipato e qui sta il privilegio rispetto a noi subito è stato appunto eh, trasferito in un unione all'anima alla gloria, alla gloria eterna. Quindi, della bolla, quello che deve essere innanzitutto messo in evidenza è la solenne definizione che arriva al termine di tutta eh, l'argomentazione del Venerabile Pio XII. La leggiamo proprio per devozione a questo testo eh, davvero importante. Dice il Santo Padre: Pertanto, dopo aver innalzato ancora Dio a supplici stanze, e aver invocato la luce dello spirito di verità a gloria di Dio onnipotente che ha riversato in Maria Vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo figlio re immortale dei secoli e vincitore del peccato della morte a maggior gloria della sua augusta madre e a gioia e ad esultanza di tutta la chiesa per l'autorità di nostro signore Gesù Cristo dei santi apostoli Pietro e Paolo e nostra pronunziamo dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che l'Immacolata Madre di Dio, sempre vergine, Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Ecco. Questa della Costituzione è la parte strettamente vincolante. Ciò non toglie che se il valore formale Verte su questo fatto dell'assunzione e non sui motivi per cui la Madonna è stata assunta, questi motivi vengono comunque attratti, scrive Monsignor Gherardini, nell'orbita della definizione, seppure per via indiretta. Questo cosa significa? Significa che le argomentazioni che esamineremo, le argomentazioni della Bolla pur non disponendo della garanzia dell'infallibilità, perché quella il Papa la impegna sulla definizione, vanno comunque accolte come il commento autentico della definizione e quindi valutate nella loro stretta connessione con il dogma eh, proclamato. Le tre prerogative mariane che abbiamo enumerato all'interno della definizione sono i tre dogmi già definiti e sono di fatto tre ragioni teologiche che mostrano perlomeno la convenienza del fatto che il corpo di Maria non si, non si sia corrotto nel sepolcro, ma appunto sia stato assunto alla gloria. Però bisogna riconoscere che la munificentissimus Deus non si appoggia direttamente su nessuno di questi argomenti. Qual è il fondamento vero della dogmatizzazione? Lo ripeto perché credo sia stato già detto, non è una ragione strettamente teologica, non sono specifici testi biblici o patristici singolarmente presi, semmai si potrebbe dire nel loro insieme come ultimo fondamento. Ultimo fondamento di cosa? Della fede. Dell'attuale consenso universale di questa fede nella Chiesa nel suo complesso, quindi la Chiesa docente, la Chie i pastori, la Chiesa discente, i fedeli: in uh, complesso una fede così unanime e salda da non poter essere spiegata se non per opera dello Spirito Santo, una fede tale da indurre a credere che questa verità era stata rivelata da Dio. Lo dice chiaramente il venerabile Pio XII nel documento. L'argomento più forte, quello veramente dimostrativo e apodittico, è questo. Dal consenso universale di un magistero ordinario della Chiesa si trae un argomento certo e sicuro per affermare che l'assunzione corporea della Beata Vergine Maria al cielo è verità da Dio rivelata e perciò tutti i figli della Chiesa debbono crederla con fermezza e fedeltà. Quindi se non ci fosse stata ancora la definizione dell'assunta, partendo da questo testo, già si potrebbe dire, oggettivamente parlando, che l'assunzione è una verità da credersi per fede divina. La definizione dogmatica di Pio XII è venuta a sigillare per sempre tale consenso esplicito e concorde dei vescovi e dei fedeli, ha tolto ogni dubbio sulla completezza del magistero ordinario in materia, anche se un articolo proprio alla vigilia della definizione sull'osservatore romano tirava un po' le somme facendo le percentuali. E riferiva che il 98,2% dei vescovi cattolici aveva risposto affermativamente alla domanda di Pio XII se fosse opportuno no, definire l'assunzione. E di quell'1,8% eh, nessuno era, era contrario, Al, di alcuni non è pervenuta la risposta, altri. Appunto non erano contrari all'assunzione in se stessa, ma semplicemente pensavano che non fosse opportuno. Ma comunque sono percentuali veramente piccolissime. Ecco, qui si potrebbe aprire una parentesi. No? Su mh, è chiaro che non esiste un'età dell'oro all'interno della Chiesa, però un'epoca in cui c'era un 98,2% di consenso su una verità non ancora definita è qualcosa di veramente eh, importante, che ci dice qualcosa della compattezza, se non altro, della Chiesa in quel momento. E... <coughs> non è compito di questa mia eh, presentazione esporre i risultati delle ricerche sul luogo e sul modo della rivelazione dell'assunta nelle fonti. Mi limito a dire che generalmente l'assunzione di Maria è ritenuta implicitamente rivela rivelata nella Sacra Scrittura, perché non c'è un luogo nella Bibbia dove si dica che la Madonna è stata assunta in modo esplicito, e anche nella tradizione patristica antica non ci sono queste attestazioni, si è progressivamente esplicitata per impulso dello Spirito Santo nella tradizione posteriore dove si è costituita la pia credenza assunzionista presso i pastori e i fedeli, la quale si è quindi progressivamente imposta nella liturgia come festa, dormizione, assunzione, in oriente prima, in occidente poi, e quindi in uno sviluppo organico e nella connessione armonica con gli altri privilegi del mistero mariano ecco che la dottrina dell'Assunta ha raggiunto un grado di certezza sempre maggiore, diventando prima una dottrina da ritenere fermamente, senza essere temerari, dicendo il contrario, e poi giungere al punto di un convincimento di definibilità ed infine essere di fatto definita solennemente dal Magistero come ve verità da Dio rivelata. Ecco, si potrebbe dire a questo punto che la Munificentissimus Deus rimane una pietra miliare nello sviluppo del dogma cattolico, perché ha una esemplarità, una eh, paradigmaticità di come la fede nella Chiesa eh, è presente, si sviluppa fino ad arrivare ad un dogma. Quindi è proprio, potremmo dire, un capolavoro metodologico. Di teologia cattolica. Veniamo ora alla ragione teologica del dogma, quindi incominciamo a eh, focalizzare più da vicino il tema me affidato. Innanzitutto è da segnalarsi l'insistenza con la quale la Costituzione insegna che l'assunzione non è un privilegio a sé, a sé stante, isolato. Ma è intimamente collegato con gli altri privilegi mariani per volontà di Dio stesso. Ecco, c'è un disegno, un progetto di Dio da tutta l'eternità. Leggo un brano proprio per la sua bellezza e per la nostra eh, devozione. Scrive il Venerabile Pio XII. Dio, infatti che da tutta l'eternità guarda Maria Vergine con particolare pienissima compiacenza, quando venne la pienezza del tempo attuò il disegno della sua provvidenza, in, in modo tale che risplendessero in perfetta armonia i privilegi e le prerogative che con somma liberalità ha riversato su di lei. Che se questa somma liberalità e piena armonia di grazie dalla Chiesa furono sempre riconosciute e sempre meglio penetrate nel corso dei secoli, nel nostro tempo è stato posto senza dubbio in maggior luce il privilegio della corporea assunzione al cielo della Vergine, Madre di Dio, Maria. E così parla dei fedeli. Ecco l'importanza di quel luogo teologico che è il Sensus Fidelium. Scrive così, cito. Illuminati dalla Divina Grazia e spinti dall'amore verso colai che è Madre di Dio e Madre Nostra Dolcissima, i fedeli, hanno contemplato in luce sempre più chiara l'armonia meravigliosa dei privilegi che il Providentissimo Dio ha elargito all'alma socia del nostro Redentore. Ecco, questo lo sottolineiamo perché ci interessa da vicino. Noi parleremo dei contenuti corredenzionisti della Monificentissima Deus Quindi qui c'è un riferimento importante perché il Papa chiama la Madonna socia del Redentore. E questa armonia di privilegi elargiti a lei, i fedeli, hanno raggiunto un tale altissimo vertice, hanno capito che hanno raggiunto un tale altissimo vertice quale da nessun essere creato, eccettuata la natura umana di Cristo. È mai stato raggiunto. Vediamo un po' qualcosa rapidamente di questa armonia di prerogativi e privilegi. Il padre Balic, che come avete eh, sentito eh, in questi giorni, è stato probabilmente uno dei più grandi protagonisti umani di questa definizione, al punto da poter dire che se non ci fosse stato lui forse non saremmo arrivati al dogma dell'assunta è stato il massimo eh, promotore del movimento a sostegno della definibilità del dogma, egli commentando il testo della Monificentismus Daus, cui probabilmente ha contribuito anche perché ha fatto parte delle, di due delle tre commissioni speciali volute da Pio XII, è stato uno dei suoi più prossimi collaboratori. Quindi questo commentatore molto importante, Vedeva nell'assunzione una luce sempre maggiormente crescente che si è storicamente rivelata nell'armonia congiunta delle verità del mistero mariano, quindi maternità divina, virginità perpetua, immacolata concezione, ma anche nell'associazione di Maria con Cristo nella vittoria contro Satana. Come abbiamo visto nella definizione, non entra però... Questo aspetto del mistero mariano, ma entrano solo i, le tre verità rivelate, poi vedremo di capire perché. Rispetto all'argomento Assunta perché Immacolata, il Venerabile Pio XI richiama quasi subito la stretta connessione che c'è tra la verità dell'Immacolata e dell'Assunta, perché? Perché avendo Maria per privilegio del tutto singolare vinto il peccato con la sua concezione immacolata, perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro. Ne dovette attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine del mondo. Anche storicamente si sa che è stato proprio dopo la definizione dell'immacolata che si è sviluppato il movimento per la definizione dell'assunzione, è già un numero molto consistente di presuli, di, di vescovi. Al Vaticano I, alcune centinaia chiedevano questa eh, definizione. Quindi, anche storicamente si è visto che una volta definito l'immacolata, no, che è un po' come la radice, si va verso l'assunta, che è il frutto. Solo ci chiediamo, si può parlare di un argomento che abbia una forza di necessità, cioè poiché la Madonna era immacolata, allora necessariamente doveva essere assunta. Per alcuni è così, però la maggior parte dei teologi vedono in questo argomento un argomento forte, di grande convenienza, ma riflettono che sì, Maria in quanto immacolata, è immune dalla colpa originale e quindi dovrebbe essere immune anche dalla pena di quel peccato, che sono appunto la morte e la corruzione nel sepolcro. Questo vorrebbe la, la logica e anche la giustizia. Però qual è il problema? Che il non morire e il non disfarsi nella tomba non sembra possano essere dedotti in modo così necessario. Perché? Perché fanno parte cioè non sono solo qualcosa che è venuto meno per il peccato, ma è qualcosa che fa parte della natura umana quando appunto non ha questi, questi eh, aiuti da parte di Dio. Quindi preso in sé stesso l'argomento ex Immaculata conduce ad una plausibilità notevole, ma non è definitivo. Vediamo ora Assunta perché sempre vergine. Questo è un argomento che eh, Pio XII fa suo, mh, riferendo per esempio questo passo di San Giovanni Damasceno: era necessario che colei che nel parto aveva conservato illesa la sua verginità, conservasse anche senza alcuna corruzione il suo corpo dopo la morte. Così pure nella scolastica, la grande scolastica San Bonaventura osserva come Dio preservò Maria Santissima dalla violazione del pudore e dell'integrità virginale nella concezione e nel parto, così non ha permesso che il suo corpo si disfacesse in putredine e cenere. Quindi ecco questo legame. Per i teologi mh, recenti però questo anche quelli molto buoni come eh, Monsignor Gherardini questo legame è definito problematico perché addirittura secondo eh, un teologo come Jean Galot esso non basterebbe neanche a giustificare l'aspetto negativo dell'assunta cioè l'incorruttibilità eh, corporale Forse questo è esagerato che Pio XII faccia su questo argomento Va benissimo, nel senso che è giustificato a motivo della sua metodologia. Lui usa le attestazioni bibliche e patristiche secondo l'analogia della fede, così come le legge la Chiesa. Inoltre, bisogna considerare che questo argomento della verginità guadagna molta più forza probatoria se viene considerato assieme alla maternità divina, perché nelle rispettive formalità, quindi una verginità feconda. E una maternità verginale, davvero si può dire che Dio non può permettere che Sua madre si corrompa nel sepolcro quando fece tanti miracoli per conservarla vergine no, nel parto. Quindi l'argomento è valido, sembra meno forte rispetto a quello dell'Immacolata e in se stesso porta ancora a una convenienza rispetto all'assunzione corporea ma senza essere eh, dimostrativo in modo apodittico. Veniamo all'argomento eh, tratto dalla maternità divina di Maria. Questo entra sicuramente nella bolla, vi entra a più riprese, ecco ometto i passi perché altrimenti eh, non riusciamo a percorrere l'itinerario previsto. E Ricordo solo questo che è importante perché è proprio Pio XII che parla. Dopo aver collezionato le varie eh, testimonianze eh, dall'antichità cristiana e eh, dai dottori della Chiesa, lui arriva a dire: Sembra quasi impossibile figurarsi che dopo questa vita possa essere separata da Cristo, non diciamo con l'anima ne ma neppure col corpo, colei che lo concepì. Lo diede alla luce, lo nutrì col suo latte, lo portò fra le braccia, lo strinse al petto. Dal momento che il nostro Redentore è figlio di Maria, non poteva, come osservatore perfettissimo della Divina Legge, non onorare, oltre l'Eterno padre, anche la madre diletta, no, il quarto comandamento. Potendo quindi dare alla madre tanto onore, preservandola immune dalla corruzione del sepolcro, si deve credere che lo abbia realmente fatto quindi qui davvero la forza argomentativa aumenta solo che la formula usata quasi impossibile videtur sembra quasi impossibile induce i commentatori a eh, parlare anche qui di un valore morale convenienza diventa somma, è estremamente suasivo ma anche qui non può essere considerato un argomento totalmente dimostrativo. Anche perché si dice: e se il precetto onora il padre e la madre è valido solo per la terra, oppure come si fa dall'affetto filiale umano a trarre eh, che può essere applicato solo in modo analogico a Dio? un argomento ecco, sufficiente per giustificare un privilegio così eccezionale come quello della glorificazione immediata della carne. Certo potremmo dire se l'amore filiale è grande, quello di Dio dovrebbe essere più generoso e più perfetto e quindi questa glorificazione sembrerebbe qualcosa di addirittura scontato. Però è interessante notare come Pio XII, anche se ricorda questo argomento e lo fa suo in modo forte, non vi si appoggia direttamente per pro proclamare il dogma dell'assunta. D'altra parte, è anche eh, interessante sottolineare che questa maternità divina non è qui presa solo in se stessa. Cioè, qui ci sono tanti principi mariologici connessi alla maternità divina che sono stati messi in campo. C'è l'unità di madre e figlio nella carne, c'è il principio della somiglianza o analogia di madre e figlio nell'essere e nell'operare, c'è la stretta associazione di madre e figlio nella vita e nella storia della salvezza. Per questo è bene eh, comprendere l'assunzione, più che come un privilegio familiare, cioè il figlio che appunto ha voluto glorificare sua madre, come un'esigenza della economia rivelata della salvezza, anche in vista della mediazione celeste di grazia che Maria, madre spirituale nei confronti dei fratelli del suo figlio, no, doveva esercitare eh, per sempre eh, in cielo. Ecco, entriamo adesso nel vivo del nostro tema, perché la quarta ragione teologica eh, che prendiamo in esame per il dogma dell'assunta è proprio questa che Maria è stata assunta perché predestinata ad essere la socia del Redentore. Un commentatore eh, della prima ora, il francescano Juniper Benjamin Carroll, ha contato con attenzione tutti i passaggi dell'argomentazione di Pio XII dove entra la dottrina eh, di Maria associata in modo singolare al figlio redentore e ne ha contati cinque. Due li abbiamo già eh, incontrati e, e in pratica sono quando eh, Pio XII si rivolge alla Madonna come alma socia del nostro redentore all'interno del piano divino L'altro è quando segnala l'unione intima di Maria col suo figlio come qualità conseguente alla sua prerogativa di essere la madre di Dio. Solo che il primo, appunto, è, è importante perché è l'uso del titolo. Il secondo lo ridimensioniamo per il fatto che eh, tutta l'argomentazione lì è inerente alla relazione madre-figlio e quindi risulta poco significativa. In una prospettiva strettamente corredenzionistica. C'è un altro passo che eh, il padre Carol non raccoglie, stranamente, ed è eh, quello eh, tratto dall'omelia di San Giovanni Damasceno, testimone eh, eccellente dell'Assunzione. Dell in, in questo susseguirsi di suoi argomenti c'è anche quello che chiamiamo già corredenzionista, quando dice era necessario. Che colei che aveva visto il suo figlio sulla croce, ricevendo nel cuore quella spada di dolore dalla quale era stata immune nel darlo alla luce, lo contemplasse sedente alla destra del Padre, quindi unita al Figlio nell'agonia, unita al Figlio nella gloria. Ecco, questa è una parte importante dell'argomento che dalla corredenzione vuole provare eh, la verità dell'assunzione. Un altro eh, brano importante è quando, dopo aver elencato tutte le ragioni e le considerazioni dei padri e dei teologi che hanno come loro ultimo fondamento la Sacra Scrittura, il Santo Padre eh, vede la Madre di Dio nella Scrittura unita strettamente al suo Figlio divino e sempre partecipe della sua sorte. In latino, Eius, eiusque, sempre participantem sortem. Quindi qui c'è, tra le righe, il principio del consorzio. No? La, stessa, la stessa sorte. Qual è la sorte di Cristo? È la Pasqua. Quindi la passione, morte e resurrezione. E Maria è detta sempre partecipe della sorte. Divino figlio suo coniunctissima, cioè proprio superlativo assoluto. Un teologo importante dell'epoca, eh, Carlo Colombo, eh, fa notare come qui ad essere considerata non è la semplice maternità divina, ma una maternità divina quale ci è presentata dalla scrittura e dalla tradizione cristiana. Una maternità che ha unito strettissimamente la madre col figlio in una perfetta comunione di vita umana e di sentimenti interiori, e in modo particolare l'unione di Maria con il figlio nella lotta e nella vittoria contro il nemico infernale e la sua progenie, il peccato e la morte: unione preannunciata nel Proto Vangelo e manifestata dalla dottrina della nuova Eva risalente al secolo II. Ecco quanto questa valutazione sia corretta lo si comprende scorrendo il testo della Costituzione e esaminando gli altri due passaggi eh, raccolti da Carol in cui appunto emergono i contenuti corredenzionisti e ad essi abbiamo dedicato un paragrafo eh, per ciascuno perché appunto vanno esaminati con ogni diligenza data la loro notevole densità teologica. Il primo è quello dove Pio XII viene a presentare un argomento distinto dagli altri a cui il santo padre attribuisce grande importanza. Da cosa lo capiamo? Dall'introduzione. Maxime autem illud memorandum est. Maxime, cioè la traduzione italiana è in particolare, ma in particolare va ricordato, massimamente va ricordato che fin dal secolo II, qui sto citando eh, la bolla, Maria Vergine viene rappresentata dai santi padri come nuova Eva, strettamente unita al nuovo Adamo, sebbene a lui soggetta. In quella lotta contro il nemico infernale, che come è stato preannunziato dal protovangelo Genesi 3:15, si sarebbe conclusa con la pienissima vittoria sul peccato e sulla morte. Per la qualcosa come la gloriosa risurrezione di Cristo fu parte essenziale e segno finale di questa vittoria, così anche per Maria la lotta che ha in comune col figlio suo si doveva concludere con la glorificazione del suo corpo virginale. Che si tratti di un vero e proprio argomento teologico rigorosamente costruito, lo indica anche il quam obrem, per la qualcosa, che viene ad introdurre la conclusione teologica. Dell'argomento a favore dell'Assunzione. Ecco, secondo i commentatori, qui siamo al cuore della teologia della costituzione apostolica, all'apice e culmine dell'intera bolla nella sua argomentazione, dice il clarettiano Massimo Peinador Ebbene, quindi, fanno gli espositori che isolano questa argomentazione rispetto al resto della presentazione piana, cioè di Pio XII. Come giustamente osserva un carmelitano, Gregorio di Gesù Scorsificato, solo l'argomento tratto dalla fede della Chiesa, quello apodittico dimostrativo, no? come abbiamo segnalato prima, ha una forza più cogente di, questa, di, questo, di questo argomento dalla corredenzione. Cerchiamo di capire perché. È molto ricco, è ben costruito. Presenta nell'ordine elementi patristici, Maria Nuova Eva, la dottrina della ricircolazione, elementi biblici, il protovangelo, Genesi 3.15, ma anche la dottrina pa paolina della ricapitolazione vittoriosa del Cristo Redentore. Si conclude con un'applicazione di teologia mariana a prova della vittoria di Maria associata a Cristo. Cioè, come nella, nella lotta vittoriosa, così nella gloria eterna. Ecco, io poi ho cercato di scomporlo per eh, far emergere da un punto di vista logico le, le varie premesse e la conclusione. Credo però che eh, questo conviene saltarlo perché eh, è più, bisognerebbe leggerlo per, 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 per capirlo bene e rischia di essere un po' ridondante. La dottrina della Nuova Eva è una concezione presente nella patristica più antica, essa si fa conoscere a partire dal secondo secolo con San Giustino, no? Quindi ma sembra che sia presente anche prima da come ne parla San Giustino, c'è come sapete in Sant'Ireneo, passa in Tertulliano, Sant'Epifanio, arriva ai grandi padri del V secolo, Sant'Agostino, eh, San Girolamo e, e, e così eh, davvero è una dottrina che non può essere, eh, come dire, eh, nascosta eh, così con in perché fa parte del patrimonio della eh, tradizione eh, cristiana più antica. Tra l'altro è anche importante notare che è diffusa in aree anche molto diverse della Chiesa del Tempo: Roma, Lione, la Palestina, l'Africa. Quindi è veramente una dottrina eh, rivelata da Dio, in essa viene sviluppato un parallelismo antitetico tra Eva e Maria, come sappiamo, ricalcandolo su quello paolino tra Adamo e Cristo. Il nodo della disobbedienza della Vergine Eva è stato sciolto dall'obbedienza della Vergine Maria, così che, come per mezzo di Maria era venuta la morte, per mezzo di Ma per mezzo di Eva era venuta la morte, per mezzo di Maria perviene all'umanità la vita portata dal Salvatore Gesù Cristo. L'affermazione più forte da un punto di vista teologico arriva perfino ad attribuire a Maria una locuzione che l'autore della lettera agli ebrei attribuisce a Cristo. Maria viene detta causa di salvezza eterna. Chi lo dice? Il primo teologo, Sant'Ireneo di Lione il quale davvero giunge ad offrire una prima teologia compiuta di questo principio di ricircolazione solidale che pone Cristo come nuovo Adamo e Maria come nuova Eva nel piano divino di salvezza nel ritorcere la rovinosa strategia di Satana contro lui stesso. Sappiamo Eva aveva ceduto alla tentazione contribuendo collaborando alla caduta di Adamo, Maria Dando il suo consenso di fede obbediente all'incarnazione del Verbo, ha contribuito collaborando alla redenzione operata da Cristo. Ecco, occorre riconoscere tuttavia che non tutti i padri antichi si mostrano legati ad una tale, tale esegesi cristomariologica del Protovangelo, anzi, essi spiegano il passo in modo anche molto diverso, e ciò nonostante, resta il fatto che tale esegesi cristomariologica di Genesi 3,15 è presente fin dalla patristica più antica. L'elemento biblico richiamato da Pio XII è il celebre testo del protovangelo. Qui sono veramente corsi fiumi di inchiostro, di eh, controversie su questo passo così importante che è il primo annuncio eh, della salvezza. È importante perché si parla della inimicizia tra la donna e il serpente. Della lotta tra le rispettive stirpi con l'esito della schiacciante vittoria della discendenza della donna sulla testa del serpente. Ecco, nell'uso che ne fa la Munificentissimus Deus, gli interpreti non mancano però di far notare alcune cautele, ed è giusto rilevarle. Ad essere precisi, infatti, occorre notare come nel testo di Pio XII. L'associazione di Maria con Cristo solo indirettamente è legata al protovangelo, mentre ad essere intesa direttamente è la lotta che si conclude con la piena vittoria di Cristo. Anche il termine usato per il collegamento non è apertamente quello di profetizzato, bensì quello più debole di pre-significator, che la versione italiana ufficiale traduce bene, ma forse un pizzico al rialzo con pre-annunziato. Che il protovangelo parli di Cristo dovrebbe rimanere pacifico tra gli esegeti cattolici, che in esso si parli anche di Maria, lo si coglie con sicurezza quando si ha un concetto largo di senso letterale, quello voluto da Dio ed espresso dalla geografo, ossia aperto alla lettura dei passi paralleli della Scrittura, all'esegesi patristica tradizionale, alla regola dell'analogia della fede all'uso che può averne fatto in precedenza il Magistero della Chiesa. Ecco, se questo viene considerato, partendo da questi presupposti di quella che dovrebbe essere l'esgesi cattolica, risulta chiaro che la donna del protovangelo è in senso pieno e perfetto la Vergine Maria. Del resto, questa lettura più piena è stata confermata dall'infallibilità del progresso del dogma, perché Pio Nono vi fonda espressamente l'Immacolata Concezione e Pio XII, seppur in modo solo indiretto, trova in questo testo di Genesi 3.15 l'appoggio scritturale più eh, consistente. Ecco, quanto rimane di indiretto e di celato nel riferirsi della bolla al protovangelo viene immediatamente svelato nell'applicazione che se ne ha nell'argomento teologico assunzionista. Allorché il risultato della vittoria nella comune lotta è attribuito non solo a Cristo, ma anche a Maria, che perciò, appunto, è stata assunta. E venendo all'ultimo eh, passaggio individuato dal padre Carol, è una sorta di piccola somma mariologica che segue all'argomento forte che abbiamo appena esaminato. Nella quale, oltre che, eh, si parla innanzitutto dell'uno eudempeque decreto, questo eh, decreto uno e medesimo di predestinazione congiunta di Maria e Cristo nel disegno eterno di Dio. E in questo disegno Maria è vista come Immacolata, Vergine, Madre di Dio e generosa socia del Divino Redentore, che ha riportato un pieno trionfo sul peccato e sulle sue eh, conseguenze. Ci si potrebbe chiedere a questo punto perché non entra nella definizione no? la socia redemptoris. Il padre eh, Corrado Maria Berti dei Servi di Maria, che ha studiato veramente con estrema attenzione il testo della Monificissimus Deus. E a distanza di anni veniva a chiedersi se non sia stato per uno scrupolo di sicurezza, e questo è quasi sicuramente la risposta. Non si vuole nucleare il titolo di socia del Redentore nella definizione perché la dottrina della corredenzione, seppur ampiamente usata come si è visto nell'argomentazione teologica, non godeva ancora della certezza di un dogma definito, e questo lo conferma anche il padre Salvatore. Meo, sempre dei Servi di Maria eh, quando dice che appunto il, il, il fatto è dovuto al criterio che l'Associazione di Maria all'opera redentiva del Cristo non aveva ancora raggiunto la solennità della fede universale ma apparteneva ad acquisizioni moralmente certe a livello eh, teologico quindi venendo ad una stima nel, nel suo insieme dell'argomento Ex corredenzione, quindi che dalla corredenzione, da, o meglio dall'associazione singolare di Maria, la redenzione va verso l'assunta. Anche qui eh, dobbiamo parlare di una grande, grande somma convenienza, il dequit. Non c'è a rigore la necessità eh, scientifica, ma il teologo che studia i divini consigli della volontà libera di Dio. Non dovrebbe mai perdere di vista l'importanza del dequit, la convenienza, cioè conveniva così, che tante volte ispira nei contingenti l'arte della sapienza e dell'amore divini, come di fatto è stato eh, nell'Immacolata. Ora ci chiediamo, quale e quanto importante è l'apporto che viene a questo nesso di idee, di prova per l'assunzione, dalla dottrina della cooperazione di Maria come socia di Cristo nell'opera della redenzione. L'argomento corredenzionista trova la sua forza nell'aspetto di unità dell'analogia che si deve avere tra il redentore e la corredentrice, uniti nella lotta contro il nemico infernale e uniti nella gloria per la vittoria sul peccato e sulla morte. Il Domenicano eh, il Cardinale. Ci sono tutta una serie di altre eh, considerazioni su questa, sulla forza. Eh, beh, a questo punto, allora direi si può concludere. In realtà, eh, avevo preparato eh, un rovesciamento della prospettiva. Cioè, dopo aver visto come la Corredenzione ci porta all'assunta. Vedere come la Munificentissimus Deus ci porta alla Corredentrice. No, perché c'è tutta una serie di argomenti che si intrecciano: il principio dell'associazione e congiunzione di madre e figlio, il principio della solidarietà-consorzio, nel senso preciso ed espresso di partecipazione alla stessa sorte fino alla fine, e dunque fino alla croce, il principio della nuova Eva, nell'espresso richiamo al principio tradizionale ricircolativo proposto in connessione con la base biblica del protovangelo che esprime l'inimicizia, il principio della corredenzione contemplato assieme alle altre prerogative della Vergine nell'unico e medesimo decreto di predestinazione. Ecco, intrecciando questi dati avviene un perfezionamento no? per cui il consorzio dice di più che la mera associazione di madre e figlio, la nuova Eva illumina il modo di questo consorzio, quindi l'obbedienza di Maria, che però sarebbe solo una corredenzione indiretta e remota, ma poi arriva il protovangelo che dice l'inimicizia, e questa inimicizia che è fino alla fine nella stessa sorte, che ci parla quindi della croce, e quando c'è una cooperazione alla croce, al farsi stesso della redenzione, abbiamo una, co una cooperazione che deve essere detta non indiretta, ma diretta che deve essere detta non remota ma prossima, e poi il discorso del merito, perché studiando il discorso del merito si può arrivare a dire che questa corredenza non è solo materiale, ma è proprio formale e è proprio quello che intendiamo per corredentrice in senso stretto. Anche l'aggettivo generosa socia no, è allusivo in questo senso che Maria si è data con generosità, si è eh, donata no? nel farsi di tutto questo. E perciò ecco che la munificentissimus Deus, oltre che registrare dei contenuti corredenzionisti nella sua argomentazione, diventa a sua volta una prova per la corredenzione. Bisognerebbe poi studiare questi contenuti nel resto del magistero corredenzionista di Pio XII, che aveva una predilezione speciale per la socia Cristi. Redentoris, e poi eh, nel proseguo della Mariologia, come questi contenuti coredenzionisti della Munificentissimus Deus si sono affermati o sono stati così posti, è eh, come un fiume carsico che a un certo punto, dopo il Concilio, che in realtà offre un'ampia esposizione della cooperazione di Maria la redenzione, grazie al padre Balic avviene negli anni 70-80 come una sorta di... Eh, quasi sparisce, ci sono dei rigagnoli di questo grande fiume che era e poi negli anni 90 riemerge e oggi siamo qui a cercare di eh, rimetterli eh, in auge, no? questi, questi contenuti, perché appunto fanno parte del nostro patrimonio di fede e in prospettiva ecco, possono diventare importanti proprio per il bene della Chiesa e la salvezza delle anime. Grazie. Grazie Padre Massimiliano perché hai concluso davvero in bellezza questo simposio lasciandoci delle idee chiare. Non solo distinte, ma anche piene di luce, di devozione e, e di amore verso la nostra Vergine, assunta in cielo, perché corredentrice sulla terra, perché è stata fedele fino all'ultimo eh, alla, alla sua missione, alla volontà di Dio, soffrendo fedelmente, generosamente accanto al suo Figlio Gesù. Così anche la nostra vita, d'immagine della Madonna, deve. Eh, per così dire, meditare la gloria del cielo attraverso la milizia, attraverso il combattimento spirituale, attraverso una generosa eh, partecipazione alle sofferenze di Cristo nella Chiesa.